Ciao a tutti ragazzi da Corazon 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Clash Royale. Allora, vi dico la verità, ho fatto tre partitine appena prima di cominciare adesso l'episodio e le ho perse tutte e tre, cosa che non mi era forse una volta successo proprio in diretta con voi, che mi era capitato di perdere su questo account. Ed è successo ragazzi, è successo. Allora ho capito che qualcosa non andava, beh che ho trovato, ero a livello 3, ho trovato uno a livello 5, uno a livello 6 e mi chiedo anche cosa ci facciano lì, però vabbè. E così ho sentito l'esigenza di cambiare mazzo, lo farò con voi. Ho aumentato un pochino di livello i bomber qua, come avete detto voi. Così sono salito a livello 4, tra l'altro, e proveremo a usarli. Direi al posto, non so di cosa, i moschettieri non mi piacciono, vi dico la verità, non li ho provati, ma sono un po'... siamo capiti. Allora, intanto ragazzi vi invito a lasciare un bel pollicione in su, mi raccomando, che vi vedo un po' avario ultimamente, un po' stanchi nel premere quel bottone. Quindi mi raccomando ragazzi, premete, premete e cliccate like se volete appunto prossimi episodi. Allora, noi facciamo un amichevole con voi. Vediamo chi è il fortunato di oggi. Comunque ragazzi, mi avete consigliato dei metodi, vedrò cosa fare, ho un'idea, speriamo di risolverlo. Ok. Sarà il fortunato questa volta, ovviamente scherzo, sapete ragazzi. Ok. Ovviamente come sapete io sono 833 coppe, è ovvio. Guarda che velocità, wow, fantastici. È ovvio che mi batterete alla grande. Questa ha quasi il doppio dei miei punti. Wow. Buona fortuna, a parte che non te ne serve, amico mio, che sei davvero già fortissimo. Ho già capito. Il tuo mazzo, ovviamente, è molto più forte del mio, ma questo si sa. Io provo a fare il possibile, come l'altra volta. Cioè, provo a non essere tristellato. Questa ormai è la challenge, ragazzi, all'interno di questa, diciamo, sfida con voi. Prima, appunto, che raggiunga tanti trofei, mi serve anche un po' di tempo, ragazzi, che al momento non ho, purtroppo. Ho davvero pochissimo tempo. Quindi dovrei trovare un pochino di tempo e riuscire in questo modo a livellare, diciamo così, con i trofei, in modo da raggiungere il vostro livello e fare delle amichevoli epiche, ragazzi. Siamo solo all'inizio di questa serie, abbiamo davvero tanto tanto potenziale. Ok, quindi ragazzi mi raccomando, continuate a seguire la serie, mettete mi piace come al solito. Qui cerco di limitare i danni. Come ho detto, il mio obiettivo è quello di non subire il tristellamento. Allora buttiamo tutto di lì, ma buttiamo... Allora lì è buttata la Tesla, che adesso butterò praticamente, cioè è a livello 7 quella Tesla, ragazzi. È a livello 7 quella Tesla. Dai, principino, falli qualcosa, principe. 1, 2, 3, din din din, round finito. Ok. Guarda che però non sto giocando male, non me la sto giocando male. Adesso me la gioco malissimo perché non c'ho niente. Non ho niente, porca miseria. Eccolo, 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 eccolo. Dai, 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 ora, subito. Mangia. Vabbè, poteva andare peggio, ragazzi. Ah, ha usato le frecce lui. Ok. Che vogliamo fare, ragazzi? Non lo so. Non so proprio cosa fare. Wow, me l'ha messo tutti e due al limite proprio. Però è bello sottolineare che io la butto, ragazzi, sulla fiducia. Ah, speravo in delle truppe un po' più piccole di mana, diciamo così. Qua posso buttare i bombaroli. Loro. E loro. Che mi fanno. Aia. Aia. L'ho sentito. L'ho sentito il dolore qua. Butto il gigante. So che può sembrare strano, ma l'unica cosa che posso fare. Attenzione, qui mi butto giù anche l'altra. Però sto resistendo al tristellamento. Vi faccio notare questo. Lì. Ci provo, ragazzi. Ora dai, dai, dai. Che buona questa mossa. Dai, che buona questa mossa. Ragazzi, attacco disperato all'ultimo. Dai, 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 dai. Porca miseria, mi ha matato anche il principe. Mannaggia. Vabbè, comunque ho solo resistito al tristellamento. E sono davvero molto contento di questo. Bella partita, te lo dico anch'io, amico. Grazie. E una bella faccina sorridente. Mi è piaciuta molto questa partita. E sono davvero molto contento. È stata davvero una bella partita, davvero una bellissima partita. Un salutone a Davide Ronzi. E
Adesso rinnoveremo l'appuntamento, ragazzi, per la prossima parte. Continuate a spolliciare se vi piace questa idea dell'amichevole. Come ripeto, scalerò, le partite saranno sempre più divertenti e saranno divertenti anche online. Adesso farò una partita online, anche lì ancora più divertente, con ancora più varietà. E bombarolo, ecco, non ho avuto tanta occasione di usarlo in questa battaglia, però gli do un'altra chance, diciamo. Quindi andiamo immediatamente, direi, dato che non ho altro, molto altro da dire. Faccio vedere un po' le carte come sono messe. Qui lo so, TV non, sinceramente non seguo più di tanto. Andiamo un po' il clan. Anzi, una cosa posso far vedere, il caldo per farsi vedere, no? Magari vi piace essere visti. Allora, anzi, vi saluto. Questo chi è? No, è senza nome? Cosa vuol dire? Non lo so, vabbè. Comunque un salutone a Flavio, lì nominato, -06. Perché ho schiacciato -06, scusatemi. E qua c'ho il cursore un po', vabbè. Lorenz, Licata Nero, Dragon. Poi chi c'è? Porca miseria, c'è il cursore che non va. Tanti altri, porca miseria, non riesco a leggerli. Davide, Luca, Simone, Surreal Power, grande Surri. Eminem, eccetera eccetera. Siamo in 45, come 45? 48. Siamo in 48. E com'è che ne vedo così pochi? Ragazzi, si è andato in tilt il mio cursore, ok? È ufficiale, vabbè. Non vi preoccupate. Casomai vi saluterò le volte prossime. E intanto ho aperto la finestra sotto, mannaggia. Vabbè. Rimanete sempre in contatto, supportandovi, cliccando like, iscrivendovi. E anche rimanendo attivi sul canale, perché... E su Clash Royale, perché quando meno ve l'aspettate potrebbe capitarvi l'occasione di farla amichevole con me. E spero appunto vi possa piacere come cosa. Allora... Lui mi butta il cavaliere, che si può tankare. No, tankare, cosa dico? Si può canterare. Così. Posso fare così. Ah! Mannaggia, non ci voleva. No, l'ho sprecata tantissimo. Mamma, come l'ho sprecata, che nabatta. Vabbè, dato gli scheletrini là hanno fatto i loro danni, Qua il cavaliere potrebbe ancora impensierire. Dai, come lo lascia fare? Ha lasciato fare l'attacco in carica, anche un altro attacchino così. Lì gli arcieri ci pensano loro. Tanto sono anche distratti, ottimo. Lì ci pensa lui, ok, quindi rimango un attimo in fase di accumulo. Ottimo, ottimo, mi è piaciuto molto questa fase iniziale. Ci abbiamo guadagnato sicuramente noi. Tanto qui andiamo subito con dei goblin e subito dopo con degli scheletri per fermare questo gigante. Adesso metterà sicuramente qualcosa di più leggero. No, attenzione. Allora attacco in massa di qua e qui si va con il principe. Attenzione, di là è fatta, di là è fatta. Me l'ha lasciato andare proprio andare così, ragazzi. Ottima mossa, allora. Tanto il suo principe è al 2, ragazzi. Il suo principe è al 2, ma non dovevo crearmi problemi perché le frecce ci pensano loro, esatto. Ok. Allora, montiamo le tre stelle o le due? Che ho detto, non lo so. Montiamo intanto a distruggere l'altra torre perché si può avere un maggiore controllo. Quello stesso è veramente una cosa molto... molto fondamentale, non so se si possa dire, ma quello è il senso, ragazzi. Intanto mi mette lì gli scheletrini. A sto punto quasi quasi lotto un po' più in difesa. No, bombarolo, volevo metterlo più là. Avrei voluto metterlo più là, vabbè. Andiamo di frecce e non se ne parla più. Allora, io punterei a fare le due stelle, però ragazzi, intanto è utile. Cioè, utile, è giusto difendersi, bisogna difendersi. Mi attacca la torre, diciamo, sana. E quindi sono contento di questo. Mando i goblin così, un po' da bastardielli, ok. Chiedi di mandare un attacco bastardissimo del principe. Io ci provo, ragazzi. Ci provo, vediamo un po' che succede. Sì, sì, dai, 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 dai. Lì c'è il bombarolo che è buonissimo in questi casi. Ragazzi, so che sto rischiando tantissimo. Io ho rischiato tantissimo. Però voglio fargli quella bottarella lì che è necessaria. Dai, 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 bombarolo. Sì, va benissimo, va benissimo. Ora anche se mi fa crollare la torre, deve farne crollare un'altra. Anche questa era importantissimo. Oltre al fatto appunto di fare due stelle. Intanto là il bombarolo mi ha distratto la cosa. Qua va benissimo. Andiamo di qua. Qua ci mettiamo la cavalchiera che ammazza tutti. Dai, 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 ragazzi. Dai, 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 dai. Attenzione a destra lì. Oh, forse me l'ha distrutta. Attenzione a quel minion. Ok, due stelle. Bellissima battaglia, mi è piaciuto molto. Sono stato contento di come l'ho gestita. Ok. Che sofferenze però, ragazzi, anche questi livelli. Non pensavo, vabbè. Devo stare un po' più attento anche per quanto riguarda la questione qua dei bauli, che non sono molto attivo essendo anche al computer questa cosa qui. Quindi devo stare attento appunto a cercare di farmare un po' di più, in un certo senso. Ed eccoci qua. Allora, ti seguo. Oh, grazie mille, Davide.
Certo che lo carico. È uno youtuber. Com'è uno youtuber? Questo è solo per noi. Vabbè, Dragon, io ti do una possibilità. Io te lo dico, Dragon, se mi stai ascoltando. A parte che se non mi conosci è difficile che mi... Vabbè, comunque. Ecco un iscritto in più, dai. Magari Dragon si iscrive. Ok. Va bene, ragazzi. Direi che per questa parte è tutto. Abbiamo fatto delle battaglie, secondo me, bellissime. Una battaglia online davvero epica. E una battaglia con un iscritto davvero molto combattuto. Quindi vi ringrazio per la visualizzazione e anche per la partecipazione, insomma, a questa serie. Quindi, ragazzi, bel pollicino in su, commentate e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao ciao, ragazzi!